Ciao ragazzi, sono Roberta Grendene, istruttrice FIF e vincitrice del Social FIF Casting di Rimini Wellness 2019. Sono risultata vincitrice per quanto riguarda la categoria del Pilates ed oggi assieme a tutta la squadra FIF abbiamo deciso di realizzare dei blocchi di lavoro del tempo di 10 minuti per permettere a tutti coloro che amano lo sport di potersi allenare anche da casa. Oggi vi presenterò una routine di Pilates dove lavoreremo sulla mobilità articolare, la flessibilità ed anche il potenziamento. Cominciamo! Ci posizioniamo al centro del tappetino, accomodiamoci per bene con una seduta comoda e gli ischi che puntano sul pavimento. Da qui divarichiamo leggermente le anche. Iniziamo il lavoro sulla mobilità, per l'appunto delle anche, intravotando il ginocchio destro e poi il ginocchio sinistro, alternativamente prima uno e poi l'altro. Questo esercizio permette di sbloccare le anche e creare una fluidità dal movimento. Puoi incrementare il lavoro iniziando a ruotare anche con il busto. Ruoti come se il tuo corpo fosse un cavatappi. Stai svolgendo un movimento a spirale, la mano si aggancia al ginocchio e ruoti. Mano che si aggancia e ruoti. Volta per volta puoi incrementare il lavoro sfruttando ancora di più la torsione anche del capo e rientri al centro. Cambia, sfrutta la torsione, ruota, ruota, ruota fino a che è possibile. Non dimenticare mai l'allungamento della colonna vertebrale che si proietta verso il cielo. Ritorna a casa, ultimo. Ti fermi al centro. Le gambe sono sempre divaricate, da qui lavoriamo su delle inclinazioni laterali, mermaid. Inspira, inclina, fuori l'aria torna. E lo ripeti 4 volte. Inspira, inclina, fuori l'aria torna. Assicurati che durante l'inclinazione il tuo bacino resti ben saldo sul pavimento. Ed espirando, rientra. Dopo aver preparato le anche, da qui proiettiamo le gambe sul fianco sinistro in posizione Z. Avrai le ginocchia sulla stessa linea, gamba destra proiettata in avanti, gamba sinistra proiettata con il piede verso dietro. Da qui braccio destro al soffitto, inclina sul fianco, mermaid, ed espirando ritorna, cambiando posizione dal lato opposto. Inspira, inclina. Espirando rientra, inspira, inclina, ed espirando rientra. Possiamo aggiungere la torsione, inspirando si inclina, espirando si ruota verso la caviglia, inspirando riapri al centro ed espirando torna. Svilupperai la respirazione in 4 tempi, inspirando si inclina, ti allunghi sul fianco, senti le costole che si espandono, espirando ruoti. Il suo dorso si proietterà verso l'alto, le scapole si allontaneranno tra di loro. Allunga in avanti, inspirando ruota centralmente ed espirando ritorna. Da qui, mano destra sul pavimento a coppetta, lavoriamo sulle anche. Ti aiuti con la mano con una spinta, inizialmente per poter proiettare il bacino in avanti. Ed espirando ritorna giù. Inspira su, proietta in avanti, libera l'anca sinistra. Ed espirando rientra. Aggiungiamo, inspira, accarezza il busto, cresci, cresci, cresci fino ad allungarti. Espirando, ruota con la spalla e riallina sedendo. Inspira, prendi spazio, prendi aria, allunga ed espirando ritorna seduta. Lo stesso movimento può essere sviluppato sul piano sagittale, creando un arco in estensione con il corpo. Come lo possiamo fare? Braccio destro che si proietta dietro, braccio sinistro che si proietta in avanti con le mani. Aiutati con una spinta, inspira, cresci, 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 allunga. Ed espirando, risiedi sul pavimento. Sul fianco, come lo puoi vedere? Braccio destro dietro, braccio sinistro avanti, inspiro, allungo, cresco, 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 ed espirando ritorno in seduta. Inspira l'ultimo, ed espirando rientra giù. Puoi svolgere gli esercizi dall'altra parte.
Spostiamo le gambe sul fianco destro, sempre in posizione di Z, assicurati sempre un corretto allineamento delle ginocchia, stabilizzazione delle spalle e allungamento di tutta la colonna vertebrale verso l'alto, contratto cervicale in linea. Braccio sinistro che si proietta su, inspirando si inclina sul fianco ed entri nel mermaid, espirando ritorno e cambio lato. Rilanciamo bene il lavoro, compensando prima l'inclinazione sul fianco destro e poi sul fianco sinistro. Puoi aggiungere la torsione. Inspira, inclina, fuori l'aria ruota. Inspira, apri, fuori l'aria torna. In, espira, allungo, in, ruoto ed apro. Inspira. Espirando ruota verso la caviglia, accarezza la caviglia, riapri sul fianco ed espirando ritorna a casa. Punta bene la mano sinistra al pavimento, aiutati con il sostegno del braccio e lavoriamo sull'apertura dell'anca. Inspiro, sollevo ed espirando ritorno giù. Inspiro, sollevo ed espirando ritorno giù. Inspira, cresci, apri, 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 senti lo psoas che si allunga. Ed espirando ritorna. L'ultimo passaggio, inspira, apri, braccio che si allunga, cresci sul fianco, espirando riallinea. Inspira, accarezza, 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 allunga, espirando torna. Da qui possiamo lavorare con l'arco creato sul piano sagittale. Spostiamo il braccio sinistro dietro, braccio destro in avanti, inspiro, cresco, 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 in arco, allungo. Ed espirando ritorno in seduta. Inspira, cresci, 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 cresci. Ed espirando rientra a casa. Hai l'ultima ripetizione, solo l'ultima. In. Ed espirando ritorna. Benissimo. Una volta sviluppato il lavoro sulle anche e soprattutto su tutta la catena anteriore, abbiamo lavorato soprattutto di allungamento, adesso non faremo altro che compensare sviluppando il lavoro sulla catena posteriore. Quindi ci spostiamo sul fianco in posizione quadrupedica. Avremo le mani sotto le spalle, braccia perpendicolari al pavimento, ginocchia in linea con il bacino. Puntiamo i piedi sul pavimento, solleviamo le ginocchia e puntiamo il bacino verso l'alto entrando nella posizione del cane a testa in giù. Adho Mukha Svanasana nello yoga. Simuliamo una camminata sul posto come se i talloni volessero fare a gara a chi raggiunge prima il tappetino. Le due braccia spingono per allontanare il pavimento, la testa è libera, collo libero, spalle sempre lontane dalle orecchie. Ti fermi al centro, allunghi, 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 allunghi e riallinei nell'asse. Da qui stacca la gamba più vicina al video, piega il ginocchio, portalo verso il petto, inspira, distendi il soffitto. La stessa gamba che ben tirata su, si flette. Vai in apertura per l'anca, ruota verso di me, espirando ritorna e porta il ginocchio tra le mani. Distendi la gamba qui dietro, ginocchio in linea sempre con il tuo bacino, il tallone della gamba che sta avanti si avvicina alla piega dell'inguine. Mani a coppetta vicino al ginocchio, inspirando si cresce nell'estensione e si percepisce come l'allungamento dello psoas in questa fase è molto importante. Da qui scivola verso il pavimento, poggia i gomiti. Punta le mani vicino al ginocchio, inspira, apri, riallinea, punta il piede, stacca, asse. Da qui l'altra gamba, stacco il piede dal pavimento, mi riallineo in maniera parallela. Ginocchio che viene su verso il petto, arrotondo in una grande C, distendi al soffitto. Il tallone cerca il pavimento, le mani spingono come per allontanare. Piego il ginocchio, vado in extra rotazione, ruoto sempre in apertura per l'anca. Ritorna in linea, porta il ginocchio tra le mani. Distendo il collo del piede, mani a coppetta, inspiro
e crea un'estensione, provando ad evitare di schiacciare la zona lombare, ma cercando di aprire e di allungare sempre di più. Sciami con i gomiti sul tappetino. Rientro con le mani a coppetta, apro, 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 punto il piede, stacco il ginocchio, riallungo. Da qui la tua gamba lontana viene avanti, piega il ginocchio che sta dietro e scivola giù in accosciata. Proietto in apertura. I gomiti spingono all'interno delle ginocchia per allungare, la schiena si proietta verso l'alto. Bene ragazzi, abbiamo terminato la nostra breve sequenza dedita alla flessibilità e alla mobilità articolare. In questi giorni abbiamo bisogno di allenarci, abbiamo bisogno di dare normalità alle nostre giornate, di donare un po' di sorrisi e anche noi vogliamo dare il nostro contributo così. Quindi allenati anche tu da casa, noi lo facciamo così, io lo faccio così. Ti aspettiamo ai prossimi video, mi raccomando, andrà tutto bene e fidati. A presto, un abbraccio.